Carissimi amici dell'Acquario, buongiorno. Allora, vediamo la vostra settimana, cosa ci dice dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Andiamo a vedere il vostro stato emotivo e cosa state vivendo adesso. La strada che deciderete di intraprendere e il cambiamento che si avrà. Daremo una sbirciatina anche alla persona di vostro interesse, alla persona amata e anche una risposta definitiva a quello che sarà chiaramente tutta la settimana. Se non dovessi rispettare le tempistiche del cellulare, cosa impossibile, vi troverete ad avere prima e seconda parte, vi anticipo, e se eventualmente mi sentirete tossire, sapete perfettamente che ho ancora l'influenza, che sembrerebbe non passare proprio. Vabbè, ce la teniamo. Nel frattempo che riusciamo, insomma, a terminare gli oroscopi nella giornata di oggi. Così almeno possiamo già passare anche a quelli mensili e finire il vecchio. Vabbè, il vecchio non mi importa più di tanto perché potrebbe essere per voi, insomma, anche una conferma di quello che vado a dire, quindi alle volte, insomma, può anche andare bene. Allora, per il segno dell'acquario, dal 27 marzo al 2 aprile 2023, qual è il suo stato emotivo e cosa sta vivendo adesso? Qual è la strada che intraprenderà, il cambiamento che avrà? Cosa ci dicono le carte sulla persona di interesse, la persona amata dell'acquario? E una risposta definitiva a tutto quello che sarà la settimana. Scusatemi per la luce, ma sapete che quando c'è il sole è così. Una bella giustizia per voi. Andiamo a vedere che cosa succede. Allora, a livello emotivo state cercando di risolvere delle problematiche, ma giustamente perché vivete comunque un blocco, volete risolvere queste problematiche comunque da diverso tempo, proprio per potervi permettere comunque di andare avanti verso il futuro. Queste cose che state risolvendo a livello emotivo sono dei problemi, dei dolori che comunque sia voi avete e state cercando, almeno cercando. In quello che state vivendo adesso vedo degli atteggiamenti comunque troppo leggeri. Desiderate un ritorno, oppure probabilmente nella vostra vita è ritornato qualcuno, però ci sono ancora troppe ferite aperte. Ci sono ancora delle situazioni che non sono chiare. Ci sono degli atteggiamenti anche leggeri che potreste avere voi o magari l'altra persona, gesti, atteggiamenti, gesti comunque sia immaturi. Per la strada che decidete di intraprendere, andate verso una chiusura di qualcosa, di una situazione, di un rapporto, per ritrovare comunque sia il vostro equilibrio e la vostra stabilità. Soltanto che questa cosa comunque vi sta mandando in crisi. Ci sono situazioni legali per alcuni di voi, comunicazioni comunque spiacevoli, comunicazioni comunque di situazioni pesanti, oltre che un taglio netto, una rottura. Questa cosa vi fa pensare, vi fa riflettere, vi fa pensare tantissimo. La persona di vostro interesse in realtà è insoddisfatta, insoddisfatta comunque del tipo di rapporto, ma insoddisfatta perché? Perché comunque sia tra di voi c'è una terza persona. C'è una terza persona che ha sempre messo il bastone tra le ruote, un qualcosa che comunque non si è mai risolto. Troppi litigi, troppe discussioni e comunque sia queste discussioni e questi litigi andranno avanti anche
in futuro, verso questa settimana, chiaramente. E vedo l'insoddisfazione della persona di vostro interesse, queste difficoltà che comunque continuano a emergere, sempre di più un allontanamento. Voi volete la vostra giustizia, ok? Però ci sono troppi dubbi, c'è una situazione altalenante che comunque sia state vivendo. Però vedo anche, oltre a una situazione altalenante che state vivendo, per ottenere e volere la giustizia, dovete fare comunque una scelta che vi porti a star bene voi e che vi porti comunque sia a iniziare comunque un qualcosa di nuovo, un nuovo ciclo, un nuovo percorso che vi può portare abbondanza. Non so se siete in grado comunque sia di poterlo fare, perché il tutto chiaramente sta nelle vostre mani. Attenzione alla legge, attenzione alle situazioni che alcuni di voi potrebbero magari incappare. Andiamo a fare ulteriori chiarimenti e andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono ulteriormente le carte per il segno dell'acquario dal 27 marzo al 2 aprile 2023. Allora, abbiamo detto che ci sono dei problemi, dei dolori che state vivendo, che state cercando in tutti i modi di risolverli a livello emotivo. Andiamo a vedere questi problemi, questi dolori che vi state portando dentro. Sono delle situazioni che sono andate avanti, che non si sono concluse nel miglior modo possibile. Voi avete lasciato qualcuno al freddo, nelle difficoltà, non avete concluso qualcosa con questa persona e questa persona vuole comunque sia giustizia. Cosicché state andando per situazioni legali o state andando verso comunicazioni che vi sono già state date, che non sono state piacevoli. Per voi, diciamo, a livello ecco emotivo, per voi è stata comunque una novità dove avete tanti dubbi. C'è un cambiamento negativo di determinate situazioni che state vivendo che vi porta ad avere delle difficoltà e ad avere delle problematiche a casa in famiglia. Vorreste risolvere questa situazione? Una situazione in un certo qual modo comunque un po' difficile. E la problematica qui sono situazioni, questioni che hanno a che fare comunque con la coppia. Vediamo invece perché c'è un atteggiamento troppo leggero, un atteggiamento troppo immaturo. 3 di denari rovesciato, una carta soltanto per sapere di più. Per chi vuole realizzare degli obiettivi, dei sogni, è l'atteggiamento proprio che si ha, che comunque sia, è sbagliato. Infatti, questi obiettivi, questi desideri, questi obiettivi che volete portare avanti non vi portano chissà dove. Vi portano a ricevere, ad avere delle difficoltà, ad avere situazioni spiacevoli, addirittura ad avere delle perdite per alcuni di voi. Dovete prendere comunque una decisione. Qui c'è un ritorno. Un ritorno però dove è un ritorno che è poco chiaro. Andiamo a vedere perché c'è questo ritorno poco chiaro. Se siete voi che volete tornare da qualcuno nella situazione in cui state vivendo adesso, oppure se è qualcuno che vuole ritornare da voi. Io vi dico chiaramente la situazione del perché di questo ritorno e poi vedete voi dove vi ci trovate. Allora, c'è un ritorno, sì, di una persona, ma credo più che altro che siete voi che volete tornare da qualcuno, perché ci sono delle novità e perché ci sono troppe problematiche a casa in famiglia. Però vedo che la situazione è proprio conclusa, è proprio finita, anche perché non si vuole più ritornare in situazioni stagnanti. Per quanto possano essere vivi ancora i sentimenti, possano esserci questi sentimenti,
C'è troppa rabbia, troppe bugie in un determinato rapporto, troppe situazioni che non vanno e a quanto pare c'è proprio una determinata situazione che proprio si è conclusa, è proprio finita. Infatti, qui abbiamo ancora una chiusura che si cerca di, cioè si chiude per andare verso un equilibrio, verso una stabilità. Come vi ho detto, potreste essere voi la strada che decidete di intraprendere, oppure la chiusura magari con qualcuno. Andiamo a vedere perché questa chiusura, che giustamente vi deve portare verso un equilibrio e una stabilità, è come se in un certo qual modo voi o qualcuno inseguiste un sogno. La chiusura a livello sentimentale. Ci sono delle situazioni dove purtroppo non si può fare nulla, non si può cambiare il corso delle cose, deve andare per forza così. E ci sono a livello proprio sentimentale delle difficoltà. E il pensare a questa chiusura, io penso che forse è il caso di chiudere per andare verso un mio equilibrio, per andare verso una mia stabilità. Ed è questo il pensiero che avete, perché pensate che è l'unico modo per poter stare bene ed è l'unico modo per poter avere una vittoria. Anche se, ripeto, dalle carte mi viene fuori che qualcuno vuole tornare. Potreste, ripeto, essere voi il non volere accettare questa chiusura. Vediamo queste situazioni spiacevoli, comunicazioni spiacevoli in merito a questa chiusura, a queste situazioni che non vanno nel cambiamento che si avrà. Ci sono ancora situazioni legali in corso per alcuni di voi o ancora comunicazioni spiacevoli anche per quanto riguarda il cambiamento che si avrà, che vi faranno, vi lasceranno pensare tantissimo. Sono casati da una terza persona, qualcuno che cerca di manipolarvi, qualcuno che cerca di mettere il bastone tra le ruote, ci sarà una decisione da dover prendere in merito, a queste situazioni che, ripeto, in un prossimo futuro comunque possono emergere e la decisione è proprio il decidere se continuare a stare affiancati a questa terza persona, anche perché qui emergeranno verità, emergeranno, verranno a galla delle situazioni che porteranno maggiore chiarezza. Sono situazioni comunque che non piaceranno, situazioni che vi faranno tornare, vi faranno saltare in testa dei ricordi di un passato, di un recente passato, dove vi porteranno tristezza e malinconia. Ed è là appunto che volete ritornare. La persona di vostro interesse. La persona di vostro interesse, come abbiamo detto, è tanto arrabbiata con voi. Andiamo a vedere per quale motivo è arrabbiata e insoddisfatta. Vediamo per quale motivo. Perché gli avete creato un blocco. Situazioni spiacevoli, comunicazioni spiacevoli. La persona di vostro interesse avrà il suo trionfo in merito a queste situazioni, perché ci sarà una situazione che peggiorerà porterà una chiusura, infatti difficoltà, allontanamenti, ci saranno dei litigi, ci sarà una chiusura, il lutto lo vedo come chiusura di qualcosa, come la fine comunque sia di qualcosa. Vediamo queste difficoltà e questo allontanamento. L'allontanamento è proprio per novità spiacevoli, tanta rabbia, veramente tanta, ma tanta rabbia. Emergono verità, emergono situazioni qui, su situazioni bloccate, si è agito con troppa leggerezza e troppa immaturità, ma si sono tenute anche nascoste comunque delle cose. Vediamo perché c'è una giustizia per il segno dell'acquario come risposta definitiva a questa settimana. Vediamo se questa giustizia per voi dell'acquario è al positivo o al negativo.
come conclusione di settimana. Allora, la giustizia per voi è al negativo. Devono ancora venire a galla tante altre cose. In merito a una situazione che momentaneamente state vivendo ed è una situazione bloccata. Ci sono stati dei comportamenti e ci saranno ancora dei comportamenti troppo leggeri. Ci sono delle situazioni che non sono chiare. Quindi verrà a galla qualcosa che porterà maggiore chiarezza. C'è una rottura dovuta proprio a queste situazioni, a queste difficoltà. Qualcuno vorrebbe ritornare. Voi potreste ritornare da qualcuno, ma le difficoltà sono troppe, sono tante. L'energia femminile non vuole ritornare, assolutamente. Potreste trovarvi voi nell'energia femminile o eventualmente anche essere l'altra persona nell'energia femminile. Però qui io vedo che proprio ci sono situazioni bloccate dove bisogna fare maggiore chiarezza, bisogna avere delle chiarezze, bisogna andare a fondo a determinate cose. Ci sta andando la giustizia divina a fondo a determinate situazioni, solo che purtroppo per voi è al negativo. Mi dispiace, questa è la settimana per voi, io vi ringrazio e ci sentiamo sempre per gli oracoli. Buona giornata.